Colgo l'occasione appunto per ringraziare per gli assaggi che anche quest'anno ci ospita questa nostra stagione e darei subito la parola a Cristina per introdurci questo tema. Prego. Allora, avrei bisogno di vedere. Buonasera a tutti. Allora, un onore iniziare la settima, la prima della settimo anno. Come vedete, parto da questa immagine perché credo ci farà un po' da filo conduttore per il discorso che vorrei fare. Allora, questa, come si vede, è un'immagine di tre chirurghi che stanno operando la mano di una persona. Ho scelto questa immagine, ma poteva essere evidentemente anche un altro gruppo, diciamo, qualsiasi della nostra vita quotidiana, poteva essere una squadra sportiva, una famiglia, un gruppo di lavoro. Perché cercherò di farvi capire come per la psicologia culturale, diciamo, l'analisi di un gruppo di questo genere, con l'analisi e con le lenti teoriche permesse dalla psicologia culturale, in questo gruppo si possono vedere in azione sia le dimensioni psicologiche sia le dimensioni culturali. Allora, evidentemente questo è un tipo, forse di che è già abbastanza evidente che questo rende già abbastanza diversa la prospettiva della psicologia culturale da una psicologia, diciamo così, tradizionale, nel senso che normalmente la psicologia cosiddetta sperimentale non si occupa di un gruppo di questo genere, pur essendo evidentemente un gruppo molto interessante per le azioni complesse che stanno realizzando insieme. Innanzitutto perché sono solo tre. E la psicologia ha di solito sempre un intento di generalizzare, di costruire modelli funzionanti per tutti i contesti. Quindi tre persone non sono abbastanza per fare nessun tipo di generalizzazione. Poi perché in qualche modo diciamo, realizzano anche delle azioni insieme, quindi non c'è solo l'opera la mente, ma c'è una mente che anche si realizza attraverso azioni e anche attraverso strumenti. Quindi il funzionamento psicologico, per esempio, come questo gruppo prende decisioni, ovviamente non è solo una questione mentale, ma è una questione che sta attraverso gli attori sociali che vediamo all'opera, i loro strumenti, i loro discorsi, il loro corpo, eccetera. Allora, diciamo, in questo, adesso cercherò poi di spiegarmi meglio, poi immagino ci saranno anche le domande se quando non sono chiara. Diciamo, la psicologia culturale permette di guardare questo gruppo invece come un'unità essenziale di analisi psicologica. Allora, innanzitutto perché lo situa in un contesto, cioè questo è un gruppo che lavora, che sta facendo questa operazione non nel vuoto, astrattamente, ma lo sta facendo dentro un ospedale con dei vincoli, sono tre persone specifiche, quindi ad esempio, pensando sempre al modello, alla decisione. Questi tre signori prenderanno delle decisioni, non facendo un'operazione, avranno molti momenti in cui dovranno prendere delle decisioni su come proseguire questa operazione, piuttosto che no. Sono decisioni molto specifiche, molto legate al contesto fisico, materiale di questa comunità. Quindi, questo è un valore aggiunto, nel senso che queste chiaramente sono decisioni, mi auguro, per me, se dovessi essere un paziente, che il modo che hanno di decidere questi signori sia diverso, ad esempio, di un decisore politico o da uno che prende una decisione in un altro contesto della vita. Così come spero che la decisione di un gruppo di chirurghi sia diversa da quella di un gruppo di ginecologi piuttosto che di ortopedici. Quindi immaginare che ci sia un modello della decisione che vale sempre, mentre qui il mio interesse come psicologa è proprio dar conto di come un processo psicologico come quello della decisione sia molto specifico invece di tenendo conto che io faccio così una velata polemica verso i modelli generalisti che sono un aspetto tipico della psicologia e che invece diciamo, sottostimano il fatto che il nostro essere intelligenti o attori competenti sociale è proprio saper differenziare le nostre performance cognitive nei vari contesti, non essere sempre uguali, diciamo,
sono i novizi o diciamo, gli stupidi, hanno sempre, realizzano sempre gli stessi processi, mentre un sintomo dell'essere un attore sociale competente è quello di sapere che realizzare. Un secondo aspetto che le lenti diciamo, teoriche, nonché metodologiche della psicologia culturale ci permettono di guardare in questo gruppo è considerare che questo gruppo è un gruppo con storia. Con storia nel senso che non è un gruppo che nasce dal nulla, cioè il fatto che stiano realizzando un'azione diciamo così complessa è frutto di un'evoluzione delle pratiche chirurgiche, della strumentazione, delle competenze, cioè loro sono delle persone che sono parte di questa storia, sono parte di una comunità professionale che si è anche evoluta nel tempo, quindi quello che loro mettono in gioco non è di nuovo solo una mente funzionante in modo astratto, ma anche questo legame ovvio, sembrerebbe ovvio, ma molto spesso sottostimato, con competenze professionali specifiche e con la storia di queste competenze. L'ultimo aspetto che sempre la psicologia culturale permette di vedere, o perlomeno che, diciamo, che caratterizza le nostre impostazioni di studio, è il fatto di considerare, l'ho un po' accennato prima, che in questo caso, diciamo, quello che a noi interessa non è la mente dei singoli, ma è quella che viene definita cognizione in interazione, cioè quella cognizione che si realizza attraverso l'azione congiunta dei tre. E ovviamente è anche mediata dagli specifici strumenti che loro tornerò su questo. Dicevo prima, scherzando a cena, questi tre chirurghi non sono lì in tre perché sennò da soli si annoiano per farsi compagnia. Sono in tre perché la complessità dell'azione da realizzare è tale che nessun individuo da solo sarebbe in grado di fare un'azione così. Quindi quello che si realizza dal punto di vista dell'azione, ma anche della cognizione coinvolta nel realizzare un'operazione chirurgica, deve essere necessariamente realizzata in più persone e con la mediazione di specifici strumenti. Vedo una faccia corrucciata, non mi sono spiegata. No, lei. Ah, ok, ok, ho visto un po'. No, non c'è tranquillità. Ok, adesso ho visto un corrucciamento, detto allora non se non mi dica. Allora, detto questo, volevo tornare un attimo sulla questione strumenti. Quindi, l'unità d'analisi per noi interesse è l'azione e la cognizione in interazione, che si realizza anche con gli strumenti. Allora, la psicologia culturale, Pino ne riparlerà, mette molta enfasi sul ruolo che hanno gli artefatti. Li chiama artefatti, nel senso che gli artefatti sono proprio tutta quella strumentazione, che sono gli strumenti chirurgici, ma sono anche le competenze disciplinari, sono anche il lessico specializzato, sono tutti quegli aspetti che rendono il funzionamento di questo gruppo, diciamo così, non naturale, in senso buono, cioè culturalmente caratterizzato. Cioè il modo di fare un'operazione chirurgica nel 2012 è evidentemente molto diverso da quello di un'operazione chirurgica 50 anni fa, così come è diverso da quello che si fa localmente nei diversi ospedali o nelle diverse. Allora, artefatti è da questo punto di vista un costrutto chiave, perché attraverso la nozione di artefatti si sottolinea come il nostro funzionamento cognitivo, diciamo così, è sempre mediato dalla presenza di strumenti che sono culturalmente caratterizzati. Allora, per fare un esempio così banale, forse troppo banale, a pensare come le tecnologie hanno cambiato il nostro modo di comunicare, di scrivere, di memorizzare gli appunti, di condividere un'immagine. E ovviamente il nostro funzionamento non è più quello che era quando non c'erano questi. Allora, allo stesso modo, diciamo, attraverso la nozione di artefatti, la psicologia culturale fa entrare la storia, in questo caso la cultura, dentro il funzionamento psicologico.
E diciamo non esistono da questo punto di vista probabilmente azioni o condizioni non mediate, nel senso che tutto il nostro pensiero, tutte le nostre pratiche sono necessariamente mediate da strumenti che non sono naturali. A noi ovviamente sembrano sempre naturali, perché usiamo, pensate al linguaggio scritto, non è che noi ogni volta riflettiamo a come sarebbe se io non potessi prendere appunto. Però lo abbiamo a disposizione e questo cambia rispetto a un non alfabetizzato il modo con cui vediamo il mondo, oltre che permettere la realizzazione di azioni che senza quegli strumenti non sarebbero nemmeno pensabili. Ovviamente perché dico che gli artefatti diciamo incorporano anche la storia, perché gli artefatti evolvono, cioè cambiano gli strumenti di mediazione. Allora, sempre per rimanere ai chirurghi, molti di voi sapranno che la tecnica chirurgica, un grosso cambiamento che c'è stato e che si affianca alla chirurgia tradizionale è quella la chirurgia laparoscopica, cioè che è una chirurgia in cui invece che diciamo in cui la visione del chirurgo è mediata da una telecamera inserita nel corpo del paziente. Per cui, come vedete, mentre i chirurghi precedenti guardavano il campo operatorio, che era anche il corpo del paziente, i chirurghi in laparoscopia guardano uno schermo, perché nel corpo del paziente c'è una telecamera e le loro azioni vengono mediate da quello che vedono sullo schermo attraverso la telecamera inserita nel corpo del paziente. Allora, ovviamente questo cambia l'operazione, proprio cambia l'azione chirurgica, cambia anche il modo, le cose che si possono fare e non si possono fare, i tempi. Un problema grosso diventa ad esempio quello di condividere quello che si sta vedendo sullo schermo. Ce l'hanno anche quando c'è il campo operatorio, però ovviamente questo sistema di mediazione introduce una modifica nelle pratiche chirurgiche, permettendo cose che senza quella mediazione non sarebbero state possibili. Io ho qui alcuni estratti di conversazioni, interazioni fra chirurghi in camera operatoria. Ovviamente ho scelto solo quelli in cui hanno dei problemi, stanno negoziando quello che vedono attraverso la telecamera. Ovviamente questo è un tipico dato della psicologia culturale, quando vi dicevo che uno si interessa all'interazione per vedere i processi cognitivi, vuol dire che ad esempio il tipo di dato, uno dei tipi di dati, non evidentemente l'unico, sono anche un'analisi dei discorsi tra le persone, perché attraverso i discorsi che in gran parte si realizzano e si riescono a raggiungere e a fare azioni congiunte. Allora, in questo caso, diciamo, c'è un problema, in questo caso l'esperto è il secondo operatore e il primo operatore è un po' meno esperto di tecnica laparoscopica. E appunto il primo operatore dice: con la telecamera non riesco a... No, la telecamera sta bene. E lì la devi mettere di qua, no? Lo vedi, se io sto di qua, e infatti tu guardi là ed è sbagliato. Perché io ti sto inquadrando alla destra della cicatrice ombelicale del malato. Tu devi andare, adesso stai andando dalla destra, se tu vai così, giusto? È come stavo prima, cioè questa interazione il più esperto li sta, diciamo, insegnando, perlomeno stanno negoziando come muoversi nel campo operatorio rispetto a quello che si vede sullo schermo, che per il secondo operatore è meno noto, quindi gli sta insegnando uno sguardo professionale in qualche modo, una visione professionale adeguata al sistema di mediazione rappresentato dalla tecnica laparoscopica, in cui l'altro è meno esperto. Quindi questo dove vado, poi interessante che lui dice dove vado come se lui si muovesse, in realtà è il suo strumento che si muove dentro il corpo del paziente, ma questo vabbè è una cosa tipica che abbiamo ritrovato, che gli strumenti poi vengono ripersonalizzati. E qui la trovo, questo vedo troppo, è di nuovo un altro pezzo sempre fra i stessi due chirurghi. No, vedo troppo. No, vai vicino al cistico con quella branca superiore. La branca superiore è
non ci sei andato bene, 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 completo dall'altra parte. Vedi qui? Fammi vedere a me, aspetta, aspetta. Ti deve andare bene per forza, no? Questa è questa. Allora, questo fatto di nuovo, è chiaro che sono piccoli pezzi, capisco che non è sempre semplicissimo seguirli, però vedete di nuovo qui questa questione, vedo troppo, dove vai? Cioè è una co-costruzione congiunta di quello che stiamo facendo rispetto a quello che stiamo vedendo, per cui anche il pensare insieme è legato, diciamo, è legato anche a cosa fare. In un gruppo di chirurghi non è che pensano, hanno processi cognitivi in astratto e poi fanno l'operazione chirurgica. Queste due cose ovviamente si realizzano in modo congiunto e riuscire a negoziare che cosa stiamo vedendo nel campo operatorio direttamente o col sistema di mediazione, nuovo artefatto, laparoscopia, ha a che fare anche col tipo di azione che poi andiamo a fare nel corpo del paziente. Allora, immaginare che un processo, diciamo, credo converrete con me che qui c'è in campo una dimensione psicologica, nel senso che questi signori stanno realizzando un'azione complessa prendendo tante micro decisioni, e rispetto a questo difficile immaginare che si possa rendere conto di questa complessità e di questa specificità anche culturale, pensando agli strumenti che utilizzano, senza far riferimento diciamo a loro come insieme di persone. Cioè a questo punto la cognizione è necessariamente distribuita tra gli attori sociali, tra i tre chirurghi e tra gli strumenti che utilizzano. Difficile immaginare che si possa rendere conto della complessità di questa operazione, di questa azione congiunta, facendo un'analisi solo individuale e soprattutto facendo un'analisi solo intrapsichica. Cioè la cognizione e dovrebbe, diciamo, essere evidente che non può stare nella testa dei singoli, perché questo, diciamo, c'è una parte anche materiale della condizione che è fatta di pratiche, che è fatta di strumenti, che è fatta di azioni, che non sono un'altra cosa, ma sono profondamente, diciamo, legate. Allora, rispetto a questo, diciamo, quindi ci stiamo occupando in qualche modo di pensiero pratico. Io qui è una bella citazione di una studiosa che si chiama Cynthia Scribner, che appunto dice: la mia idea di pensiero pratico può essere definita come mind in action. Uso questo termine per riferirmi a quel pensiero che è incorporato nelle ampie e significative attività della nostra vita quotidiana e che è funzionale a raggiungere gli scopi di quelle attività. Concepito così, quindi come incorporato e anche strumentale, il pensiero pratico si differenzia nettamente dal pensiero coinvolto nella realizzazione di compiti mentali svolti come fine a se stessi. Vedete, di nuovo qui c'è una polemica con uno studio di operazioni mentali astratte dalla quotidianità, dalla complessità della vita quotidiana. Cioè, in fondo qui l'aspetto più interessante è il fatto che il funzionamento deve essere visto dentro attività che sono innanzitutto significative per gli attori sociali. Cioè questi signori stavano realizzando un'operazione chirurgica non perché c'era un ricercatore che li osservava, ma perché era il loro lavoro, era un'attività significativa. E quello che realizzano come operazioni di tipo cognitivo è evidentemente funzionale a realizzare queste attività di tipo più ampio. Quindi perdere di vista questo legame tra il funzionamento cognitivo e la funzione più ampia, diciamo, rischia di dare un'immagine del funzionamento psicologico molto molto distante da quella che noi abbiamo anche come attori sociali competenti che si muovono nel mondo quotidiano. Ma grazie Cristina, io passerei senz'altro la parola a Pino, dal tuo punto di vista. Grazie. Dunque, il mio punto di vista è anche, buonasera, ma si sente? Okay, va bene? Qua. No,
È più per il video il microfono. No, mi è partito no, il mio audio personale. Non solo per il video, anche il fondo non si sente. Però dovete dirci come alzare, noi siamo. No, va bene, così va bene. Va bene, io non mi rendo conto perché. No, ci dicono che di là si sente. Soffro di un particolare disturbo. Consiste nel fatto che. Sì. Che prima andavo la parola. È una variante della sindrome di Menier. Consiste in un disturbo dell'organello dell'orecchio interno, perché in certi momenti sentite tutto, in certi non solo ma siete alterato con rimbombo, insomma un po' fastidioso, poi magari tra secondi finisce. Però in questo momento, mentre prendevo il microfono, è andata via la voce mia, allora dove il microfono sono io, invece sono io. Si può sfruttare questo problema? Esatto, infatti questo è utilissimo. A proposito di attività dotate di scopo. Devo dire che sono guardato con sospetto, quando dico, ma io non l'avevo sentito. Mia moglie dice, ma quando lo senti bene, dillo. Dillo, noi continuamente, anche senza disturbo, ne integriamo, cioè pensiamo cosa può aver voluto dire, no? Sempre anche senza problemi. Specialmente siamo abituati a parlare da una stanza all'altra, immaginatevi, no? Però sono tragedie, perché c'è tragedie. Io sto a fare, io sto a di, e lei dice, ma te l'avevo detto, no, perché uno mette in programma la cosa ovvia che sarebbe da dire in quel momento, invece è un'altra. Bene, per cui ci divertiamo così. Dunque, però volevo dire, io ho mandato qui una decina di copie del mio volume, che poi una cosa di cui parliamo. Se lo facciamo girare, magari lo potete guardare. Non lo vedo. Potrebbe essere sbancone, capito? Non lo vedo. No, così abbiamo anche la traccia. No? Ecco, assomiglia a questa cosa qua, però adesso dobbiamo trovarlo. Vedo, vado, stava sbancone poco fa. Pensavo fosse andato a Roma. altro che l'hai fatto. Cioè, prima che iniziasse non c'era più la sua. Invece no, magari sono tutte. Andiamo tre per parte. Va bene. Allora magari lo guardate, se siete abituati alla attenzione divisa. Dunque, allora io dico solo, faccio questo impiego e tanto ci allora. Dunque, c'è una cosa che dobbiamo cercare di fare, che è di collegare. Io voglio parlare di intercultura, dire cosa è, perché, eccetera, ma voglio collegarla a quello che ha detto Cristina, non solo per la naturale simpatia che si lega e poi, perché sono cose che hanno molto senso, ma perché quello che devo dire adesso parte dall'acquisizione di quello che ha detto Cristina e lo sviluppa, in un certo senso lo sviluppa interno. Allora, la prima cosa che voglio dire è questa. Da quello che diceva, permettete che diciamo Cristina, che ci conosciamo da 40 anni, poi io la professoressa, da quando era nata. Sì, Cristina. Dunque, allora, la sostanza, tra l'altro, può essere detta come siamo sempre situati, no? Siamo sempre situati, lei ha usato molto il termine mente, che adesso a me non piace tanto, comunque siamo situati dentro un corpo, questa è proprio la migliore psicologia degli ultimi decenni, ha fatto questo percorso, no? Dalla mente alla mente embodied, dentro il corpo. Il corpo dentro un ambiente di artefatti fisici, strumenti e concettuali, un servizio da cucina incorpora le regole del mangiare, no? Non c'è mai l'artefatto fisico da una parte e la regola dall'altra, no? La sedia ci dice come stare, no? E poi nel contesto sociale, la condivisione, tutto è negoziato, tutte le cose che dobbiamo fare insieme, qua le dobbiamo fare insieme tutte. Il bambino che nasce dice no, io
lui è un pezzetto di un circuito sociale. Perché poi col bambino sociale lo vediamo, ma anche quando è nella pancia della mamma abbiamo sempre delle interazioni, mai degli isolamenti, mai. Non è che è un approccio in questo senso ecologico, no? E tra l'altro l'approccio ecologico dà la massima espansione a questa visione, cioè, perché non è solo l'ambiente sociale immediato che hai, ma l'ambiente sociale lato, se noi abbiamo un Presidente del Consiglio come Berlusconi o come Monti, cioè ci sono delle conseguenze immediate, non solo perché parli le tasse, eccetera, no? E poi l'ambiente proprio nel senso più vasto possibile è quello delle ecologie, no? Spariscono specie, eccetera. Quindi, perché abbiamo detto, siamo sempre situati, questo è il legame. Il punto che aggiungerei è la psicologia tradizionale è situata, non sviluppa questo discorso, è situata e non sa di esserlo. Proviamo a vedere perché. Perché questa è la premessa per parlare di intercultura. Dovremmo capire che noi adottiamo un punto di vista che è culturalmente e storicamente molto particolare, e lo generalizziamo come se l'umanità fosse così. Per esempio, questa ossessione sulla mente è recente. Perfino nell'Occidente nessuno avrebbe usato questo termine due secoli fa. Avrebbero usato un termine molto simile ma molto diverso, raison. L'illuminismo aveva questa fortissima ambizione di importanza, l'onnipotenza, che era un progetto razionalizzatore, pensate all'enciclopedia, no? L'onnipotenza occidentale, dico occidentale, poi voi sapete che non dobbiamo usare questi termini, sono stereotipi, però l'illuminismo è un fenomeno storicamente preciso. Non a caso Papa Wojtyła diceva noi in Polonia per fortuna non abbiamo mai avuto l'illuminismo, io non direi per fortuna, però no, è stato un processo doloroso, terribile per certi versi, la rivolta della Francia, la uccisione del sovrano, gesti della massima sacralità. Pensate che si tramanda che il boia che ha ucciso, non posso togliere queste flash, che ha azionato, che ha decapitato Luigi XVI, gli dicesse sussurrasse, che se no, figlio di San Luigi, sali al cielo, cioè in Francia uccidere il re, la sacra persona del re che faceva, guariva in gli scrofolosi, li guariva davvero, ce ne vuole più. Ancora Francesco II, quando viene in Italia, a Firenze, guarisce gli scrofolosi, a Bologna, proprio per una cerimonia pubblica. La Francia si rivolta, il terrore, no? Il terrore voleva dire che si caricano di reazionari, clero, eccetera, delle chiatte a Lione, e vengono affondate. Avevano fatti morire ammazzamenti di massa, anni, no? Però facciamo la storia recente. Allora voglio dire, avrebbero detto raison, in altre epoche avrebbero detto altre cose, ma allora perché? In altre culture, in quali altre culture si direbbe oggi, in quali altri mondi culturali, usiamo per ora questo termine, si darebbe oggi il peso che si dà alla parola mente? Per esempio il mio amico e collega Mecacci, che era stato come prorettore della Stato di Firenze a parlare con l'autorità della Stato di Pechino, diceva, ma sai che lì la parola psicologia non esiste, ma molto, allora diceva, hanno un altro problema, no? Quando Cristina diceva come decidono, sono dei meravigliosi libri di studiosi anche occidentali come Julien eccetera sulla decisione in Cina. Non c'è assolutamente mai questa idea, assolutamente occidentale, che abbiamo noi, che adesso stiamo parlando di crisi tra l'altro, che la decisione è un processo interno alla mente che può essere giusto o sbagliato, e se è giusto ha effetti, i cinesi dicono no, è un processo di adattamento, non usano questi termini, ma devi cogliere il momento, tutto il pensiero strategico cinese, non mette al centro io che voglio arrivare là. Io che ho degli obiettivi che poi posso cambiare cambiando le priorità, perché più sono flessibile meglio è, però devo sapere qualche cosa di dove voglio andare, però il tempo cambia, noi diciamo io decido, io faccio,
cioè se non è il momento. C'è tutta una serie di teorie, cioè aspettare che si formi la configurazione temporale che mi permette di agire con vantaggio. Se agisco nel momento sbagliato mi frego. Mi dicevano degli amici che andavano a insegnare decisioni aziendali a Pechino già 10 anni fa, che si rendeva conto che questi qua i suoi ridevano, cioè vieni a spiegarci i modelli aziendali perché per molti versi ci serve conoscerli. Però l'idea che io decido e la decisione è intrinsecamente giusta e sia giusta e efficace, niente di più. Però noi, ecco allora, torniamo al discorso della... Noi siamo situati e non lo sappiamo, nel senso che abbiamo tutti i diritti di usare questi termini, queste... ma cosa c'è dietro questa enfasi sulla mente? C'è una enorme affermazione dell'individuo, che è quella poi tipica della psicologia tradizionale, che studia gli individui supponendo che siano tutti uguali, per cui quando lo studente che fa la tesi in psicologia ha studiato 40 donne 80 e 62 uomini dice le donne sono così, dice, ma anche le donne musulmane, ma anche le... lui in realtà applica questo modello che è poi quello della psicologia più valutata, cioè siamo tutti individui nudi e crudi uguali salvo tutto il contesto che Cristina introduceva è un, come dire, un aggiunto, un brodo, una salsa da questo punto di vista, no? La polpa, lo spezzatino è quello. E la salsa può cambiare. A seconda che ci ha messo quel vino, quell'altro. Invece non è così. Cioè se noi entriamo in questa logica ci rendiamo conto, adesso non voglio fare cosa, voglio dare dei flash, perché sono cose che vanno giustificate. Io ho scritto un po' di libri, tra l'altro, a parte quello lì che è l'ultimo che sono perfezionato, perché l'ho autopubblicato, perché voglio tenere i diritti d'autore, e con quello stiamo facendo delle follie perché lo usiamo per la formazione interculturale in alcuni posti, specialmente. Però racconterò se. Basta, non adesso flash. Siamo situati e non vogliamo. Fin qui mi seguite però. Non lo sappiamo. Allora, quando noi diciamo, questo è sempre il primo punto, non lo articoliamo, noi siamo sicuri e non lo sappiamo, come facciamo a renderci conto che ci sono altri punti di vista? Oh, qui è il bel problema. Noi adesso diciamo che viviamo in un mondo plurale e culturale, in un mondo di molte culture. Ora, questo pluralismo può essere inteso in vari modi. Può essere inteso come la giusta posizione di modelli diversi, no? Io sono cattolico, allora no? Quello è indù, allora invece la Madonna c'ha Kali per la differenza, no? Però è una cosa che in un certo senso non mi riguarda, cioè io sono una parrocchia e lui è la sua. Oppure, e questo è in sostanza il cosiddetto modello multiculturale, cioè si dice ci sono molte tradizioni, molti radicamenti di diverso tipo, quelli che sono più vistosi sono quelli religiosi, no? Infatti adesso ricorso, però tu non sono mica solo religione, no? Quantità di persone sono assolutamente atee, pure. Allora, un modello è, i diversi punti di vista sono ognuno a casa sua, insomma, il suo territorio, i suoi eletti, no? E un po' come per la visione tradizionalista delle religioni. L'altro modello è quello interculturale, dice no, tutti questi artefatti, ma tutti, la musica eccetera, viene spesso usata l'espressione si contaminano, comunicano, scambiano. In realtà è un po' brutto questo termine, che si contaminano vuol dire che c'è un momento precedente in cui sono puri, le parole hanno un senso, no? E poi cominciano a sporcarsi, no? Se noi dicessimo, il popolo italiano culturalmente è assolutamente quando sono passati tutti qui, no? Gli Albia, alcuni antropologi americani, tutto il sud italiano è arduo, per esempio dal punto di vista della prossemica, della distanza, della musica, del cinema. Allora in realtà dire contaminato un po', cioè suppone che prima c'erano tutti, diciamo un gruppo X, un gruppo Y, no?
In realtà quello che avviene nel mondo è che si scambiano continuamente esperienze, non so, dovrei fare esempi, però credo che non vi sia difficile immaginare, perfino religioni tendenzialmente piuttosto strutturate e severe che si mescolano. Vi dico solo una cosa, nel Kerala, in India, uno stato meridionale dell'India, ha una certa quota di cristiani, di cui metà sono siriaci, eccetera, metà sono cattolici, dopo i portoghesi, tutta questa storia mette in campo il fatto che in una serie di templi, eccetera, la Madonna è considerata la sorella minore di una divinità locale, ferocissima tra l'altro, e allora viene venerata, sì, è una variante di Kali, è una variante locale. Allora ci sono, se volete potete trovare in internet cercando in Darlimpol, che è il massimo studioso italiano, una figura assolutamente simpatica, che proprio fa un bellissimo articolo scientifico su questa cosa. E allora ci sono nei templi indù delle statue della Madonna che viene venerata con del latte, il cibo, il prasada, eccetera, e anche nella chiesa cristiana ci sono le immagini dell'altro, perché poi la sorella maggiore, e c'è un culto misto, insomma, no? Ci sono cose anche molto più vistose. Allora diciamo, siamo situati e non sappiamo di essere. Allora, il nostro punto di vista è solo uno accanto ad altri. Noi possiamo considerare questa pluralità come una semplice convivenza, che era la soluzione che hanno dato i modelli, i governi conservatori, specialmente inglesi. E giustamente si è detto che il modello multiculturale è andato in crisi, perché la gente scambia, no? Allora dicono, va bene, quelli che vengono dal Pakistan stanno lì, abbiamo dei bellissimi studi su questo, quelli che vengono dal Kenya, che sono lì, stanno là, e quindi basta che non disturbino, cioè io vivo come ho sempre vissuto, lui vivono tra di loro. No? Il modello interculturale invece, come dire, assume lo scambio e non lo assume come una degradazione, ma come il normale processo di cambiamento e di crescita. E da questo punto di vista una delle cose più belle circa il concetto di cultura è che accanto al concetto di cultura come insieme di artefatti, insieme di strumenti di mediazione, ultimamente grazie a, si è sviluppato molto il concetto di cultura come narrazione, che rende molto più conto di questi scambi. Mega narrazioni, cioè le storie di una nazione, di un gruppo, di una lingua, no? La storia che i Rom danno di se stessi, la storia che è una famiglia, la storia della guerra mondiale, cioè tutto quello che vuole. Si inserisce nel grandissimo linguistic turn recente, no? Per cui ci siamo resi conto che il linguaggio media tutta una serie di relazioni, genera le linee di condotta, anche questi qua parlano per fare, si parla per fare. E da questo punto di vista una studiosa, si chiama Bena Bibi, che troverete, da una definizione che trovo bellissima di cultura, dice sono delle costruzioni condivise, di solito si dice condivise, no? Come dire, non so, c'è cattolica, allora amici, no? Condivise, contestate, cioè nel momento in cui sono condivise, sono messe in contesto, cioè sì però, no ma, sì ma io la intendo così. E poi condivise, quindi non un po' condivise, un po' contestate, condivise e nello stesso tempo contestare. Un po' come il bambino che discute con la sua mamma, dice va bene, ma e in ultima analisi è negoziato, cioè tutto quello che è culturale è negoziato. Avevo qui una bellissima citazione del Padurai che mi racconto, che è venuto l'altro ieri allo Stato di Milano a raccontare, diceva tutto ciò che è negoziato è culturale e tutto ciò che è culturale è negoziato. Questa è la visione opposta a dire contaminazione, eccetera. La logica delle culture è questa, no? Se una narrazione non è così, è autistica, è qualcosa di ridicolo. Ma la narrazione proprio nella sua natura, nella visione in cui anche se racconta sempre la stessa storia, o contesti diversi, quindi cambia. Cambia il processo, cambia la comprensione, cambia il senso che ha questo. Allora, adesso vado proprio velocemente. Secondo il quarto punto era, siamo situati e non lo sappiamo, ci sono altri. Se noi ci rendiamo conto che ci sono altri punti di vista, ma non come, vabbè, loro pensano così, io penso così, ma cosa mi dice questo? Allora, possiamo cominciare a confrontarci con narrazioni diverse, no?
nella presentazione c'era un discorso sul fatto che, allora, il secondo punto è qualche parola sull'intercultura. Questo è il passaggio tra psicologia culturale e cultura e intercultura, che in certo senso basta dire le culture sono molte, quindi, però uno dice sì, sono molte, però la mia è questa. Invece questo punto dice no, la tua è questa e la tua narrazione si inserisce in un dialogo, cioè no. Per esempio dal punto di vista dell'educazione civica, delle azioni, oggi in Italia sta nascendo un nuovo noi. Un mio collega ha portato una ricerca in cui diceva cosa facevano gli studenti italiani e quelli stranieri. E alla fine della ricerca ha detto che il 13% degli studenti stranieri sono italiani. Ma questi hanno la cittadinanza, cosa devono fare ancora per essere riconosciuti come italiani? Allora vedete che c'è uno schema mentale, diciamo noi e loro tutti. Sei tunisino o sei marocchino? Sei ecuadoreno? Allora a questo punto, nella misura in cui voi ragionate ancora così, la pluralità non è un problema, non mette in gioco niente, non fa crescere niente. No? Punto 2, che si parla di intercultura, proprio è superare questo aspetto. E da questo punto di vista il grande ostacolo è quello che chiamiamo etnocentrismo, la letteratura chiama etnocentrismo, e in realtà consiste nella presunzione di superiorità morale, adesso ipersemplifico. Bossi diceva che gli immigrati erano dei bongo bongo, no? Risuscitava una sensazione molto viva, tra l'altro. Pensate ai voti che hanno avuto, al consenso, hanno rappresentato questo paese. Io sono stupito per gli psicologi, io facevo vedere lezioni, discorsi di lunghezze, agghiaccianti. Una volta l'ho fatto vedere al convegno di psicologia culturale che era a Napoli, sempre sbaglio. Ho detto ai colleghi, tutta gente che sente, l'avete mai visto? No. Come se mi mandano dall'America e dicono, nel corso del tipo nazista si vedeva questo qua con le bandiere verdi, sindaco di una grande città, che diceva, andate a vedere diceva, voglio eliminare i bambini rom. Lui vuole dire che vanno in giro a rubare. Io ho bruciato 50 campi rom. Ora, eliminare i bambini rom è un linguaggio squisitamente nazista, no? Lui probabilmente vorrebbe dire, una persona anche molto rozza, vorrebbe eliminare il fatto che non ti rinnovano. Io andavo a lezione ancora poco tempo fa e avevo gli studenti che alzavano la mano, cioè, cosa dice della dichiarazione del ministro tale che dice che agli immigrati bisogna sparare? Allora, il etnocentrismo che consiste in una presunzione di superiorità morale che nel nostro mondo si fondava fino a pochissimo tempo fa sulla superiorità tecnologica, militare, se non studiate la storia coloniale, i giapponesi non pensavano affatto di essere inferiori agli americani, ma sono presi delle cannonate pazzesche. I giapponesi sono arresi prima, ma avevano visto le cannonate che avevano gli inglesi ai pirati cinesi. La storia del colonialismo bisognerebbe studiarla, non la studiamo, non la sappiamo, e abbiamo questa visione estremamente arrogante che ora si comincia a correggere, perché si diceva i cinesi copiano, non copiano tanto, e tra poco cominceranno a insegnare molto. E allora, i rapporti di forze sono cambiati e stanno cambiando, ma la presunzione, pensate all'idea di esportare la libertà e la democrazia, all'idea di difendere le donne in paesi che hanno delle quote di massacri delle, delle donne in situazioni domestiche, no? Come anche in Italia. Allora, l'etnocentrismo è una superiorità morale che è fondata su ignoranza della storia dell'altro e di conseguenza disprezzo. Sono cose di questo tipo, un bambino che alza la mano alle medie e dice, ma signora, professoressa, prof, perché si comincia a parlare dell'Africa quando c'è il commercio triangolare, schiavi, cotone, no? Con le Americhe, con i Caraibi, con il zucchero, no? La maestra dice, perché non c'era niente di importante prima, non c'era niente, non è vero. Siamo noi che siamo ignoranti. Molte volte questo approccio etnocentrico e questo disprezzo è espresso in un altro modo. Per esempio quando si dice questa cultura
questa economia è disastrosa. Pensate che il livello medio pro capite di reddito è $2 per persona. Moltissime economie vivono su economie di scambio e per esempio le economie, molte economie africane precoloniali erano piuttosto prospere, pensate alla zona dell'Uganda, le zone che erano occupate dagli Zulu, eccetera, prima che arrivassero i colonialisti boeri, poi inglesi, eccetera. Vivevano bene, erano popolazioni che stavano bene, avevano questi, non avevano nessun dollaro, erano miserabili, schifosamente miserabili. Una delle difficoltà del mondo africano è che tuttora in larghissima parte è un elemento molto contestato dagli studiosi e dagli economisti africani, che dicono lasciateci generare queste economie in larga parte non monetarie, che sono economie di sostegno reciproco e di scambio. Non entrano neanche nel modello, ma se un economista di Filadelfia dice ma io non capisco queste economie, può dire vado a studiarle. Invece dice no, questi sono dei miserabili, perché non hanno la moneta, non passano attraverso, no? Non hanno la Lehman Brothers, gli manca proprio qualche cosa di veramente importante. Ma poi i mezzi di scambio li avevano per fare le barre di sale, non è la moneta tonda. Le più strane, ma tra l'altro sono spesso scambi di servizi, cioè sono economie diverse che vanno comprese e sviluppate. Arriva il Fondo Monetario Internazionale. Allora, ignoranza e disprezzo, devo fare un grande discorso, no, credo che no, che nasce, e qui comincia il discorso, che non è un fatto personale, ma nel nostro mondo nasce nelle scuole. Cioè voi andate a vedere i manuali e vedete cosa dicono. Ah, guardate che adesso possiamo pensare, possiamo pensare agli immigrati. Ma voi dovete pensare anche all'Europa. In questo momento l'Europa litiga per varie ragioni, no? Che non sto a costruire. Quello che è evidente è che da quando esiste prima la comunità del carbone e dell'acciaio, non è stato fatto nessuno, no, debolissimi, non proprio nessuno, debolissimi sforzi per la creazione di una storia comune. È stato fatto un grosso sforzo per appianare, dagli storici anche nelle scuole, per appianare il profondissimo fossato di odio che separava la Francia e la Germania, lo sapete, no? Che risale al 1870, quando la Prussia si prese l'Alsazia, che in fondo era tedesca, però era una regione francese, e la Lorena, che era il cuore della Francia medievale. E quindi è nato il fascismo francese e tutte le politiche di questi stati per oltre 100 anni sono state ispirate all'odio. La linea Maginot, le guerre, eccetera, ma proprio anche l'odio. In Francia l'espressione boche è un'espressione, come dire, porci, no? E c'è tutta una letteratura, eccetera, resistenziale. Anche in Italia c'è stato qualcosa come l'ascito del, no? Crucchi, eccetera, no? All'ascito delle vicende risorgimentali, forte sentimento antitedesco, no? Allora, quello che è importante è che un po' di lavoro, cioè gli storici hanno un po' lavorato, e in parte è venuta fuori in parte una storia, non si dice più la guerra mondiale è colpa di, però è stato fatto pochissimo. E allora sul piano educativo ci siamo trovati di fronte a Bongo Bongo, che era un'eredità fascista. Il vicepresidente del Consiglio italiano diceva Bongo Bongo, no? E infinite altre manifestazioni di questo genere. Quindi qui abbiamo un disprezzo che passa attraverso le istituzioni e che non siamo riusciti a correggere, anche perché non abbiamo visto questo problema. Allora, il terzo e l'ultimo punto che sono già andato a fare nel mio tempo è questo. Cioè, stiamo parlando di tasca, è finito. Ho scritto questo libro proprio perché fosse uno strumento di lavoro anche nella scuola. È un libro ambientato nel 500, perché è lì che nasce. C'è un bellissimo libro di Abulafia che, parlando della scoperta dell'America, dice la scoperta dell'umanità, perché è la prima volta che, come dire, si incontra l'altro culturale puro nel senso senza mediazione. In tutti gli altri contatti, non so, quando Marco Polo va in Cina, c'erano già stati tanti anni, si sapeva già molte cose.
l'altro musulmano, tantissimo, ma non è mai veramente ateo. Qualche volta occasionalmente dei nemici, che vuol dire dei gruppi con cui in certi momenti si combatteva, ma non era. Nel momento in cui si va nel nuovo mondo e viene creata una stranissima nuova teoria che viene trovata dal padre, la massima autorità, che dice al re di Spagna che gli dà il compito di possedere tutte le terre scoperte perché porti la fede. E tutto questo avviene, allora abbiamo, diciamo, due capitoli. Cioè, il primo capitolo è su Roma, il Rinascimento, all'inizio del Cinquecento, Raffaello, Sacco di Roma, e tutte queste cose vengono legate con quello che avviene nel Nuovo Mondo, e poi si torna a Roma, c'è l'Inquisizione, e si vede che quello che occorre fare per correggere il concentrismo non è il pietismo, il battersi in petto, è fare una storia globale, qui la professoressa non deve più dire non c'era più niente, non c'era niente in Francia, in Africa, che sia anche una storia dell'altro, non una storia solo coloniale, no? Gli inglesi chiamavano mutiny, la grande mutiny, qua nel 1857, l'ammutinamento, quella che è la prima grande rivolta indiana dell'esercito, specificamente della Compagnia delle Indie, che è il primo atto della storia, nei libri di storia indiana, è il primo atto per cui quelli che per gli inglesi erano dei criminali furono uccisi. Sono degli eroi, gli eroi della prima guerra di indipendenza. Allora, fare la storia globale vuole anche dire sforzarsi di recuperare i punti di vista degli altri. Vedete che allora comincia a uscire da quel, no? Io, la mente, la decisione. E l'ultima cosa che voglio, qui questo libro si cerca di fare questa storia globale con attenzione alla storia dell'altro, degli eretici in questo periodo, delle donne, degli ebrei, e della stessa linea che perseguita gli ebrei, che perseguita le donne, che perseguita gli eretici. Vi dico solo l'ultima cosa, questi giorni a Roma c'è una bella mostra su Akbar, avete visto? Allora di Akbar vi dico solo una cosa, l'ultimo capitolo di questo libro è dedicato a Akbar, che invita i gesuiti, alla fine del 1579, invita i gesuiti che sono a Goa, pensate che avevano già portato a Goa la guerra del club portoghese, ancora la tradizione, avevano già portato l'Inquisizione. Comunque lui, il Akbar, Gran Mughal, che ha in questo momento la sua capitale vicino a Delhi, vicino ad Agra, ed è un posto che mi ha fatto poi si crede benissimo, si può, potete digitare, e vederlo in internet, invita i gesuiti a colloqui di religione loro vanno perché sperano di convertirlo. In realtà ignorano che il sovrano ha un grandissimo interesse per tutte le religioni, anche per le posizioni atee. E tutti i giovedì tiene proprio in una specie di sala del trono che tuttora esiste, è stata in larga parte ricostruita, ha fatto i consigli, e fa dei colloqui di religione, ai termini del quale nel 1582 emette un proclama di tolleranza religiosa. Cioè dice, guardate che un sovrano, musulmano, sunnita, infatti il figlio è molto più di lui il nipote, diventeranno estremamente poco tolleranti, no? Però in questo periodo, questo che è chiamato Akbar, non è il suo nome, qui si chiama Jalaluddin, Akbar vuol dire il più grande, di solito è accompagnato dall'Allah, all'Akbar, Allah è il più grande, e è chiamato Akbar perché regnò per più di 50 anni e fa questo proclama di tolleranza religiosa nel momento in cui in Europa c'era la guerra di religione. Allora, io credo che avrò messo in una nota, una osservazione, dico, in quel contesto chi erano i talebani? Ma non è solo per provocare questi sciocchi ribaltamenti, non è che per capire dove siamo messi dobbiamo necessariamente, no? È per dire che tutto quel lavoro che diceva prima Cristina è un modo per capire dove siamo. E appena abbiamo capito dove siamo, capiamo che siamo in un pezzetto di mondo in dialogo e in negoziazione con altri. Quindi accanto al problema di fare questo tipo di ricerche, accanto, perché uno presuppone l'altro, c'è la grande necessità di fare un'educazione interculturale,
altrimenti la presenza di altri è o fonte di conflitto o semplicemente tollerata, ma non è una ricchezza, che è quello che sta succedendo adesso. Cioè nel migliore dei casi, guardate, la posizione diciamo più diffusa è quella dell'accoglienza, no? Pietismo, poverine, un bisogno, un qualcosa. Quella che in realtà è la più grande occasione della nostra società negli ultimi decenni. Grazie. Grazie. In mezzo veramente tantissimi temi, quindi immagino ci saranno anche molte. Però hai assunto il filo, quindi anche se vedete anch'io ho capito qual è il filo del discorso, diciamo, quindi siamo partiti dalla psicologia culturale, che in qualche modo è un passaggio che rispetto alla psicologia tradizionale, che diciamo ha come oggetto un ipotetico individuo, una mente in qualche modo astratta, generalizzabile, invece la psicologia culturale ha come oggetto un contesto qui e ora con un numero di persone fisiche, 3-4 persone, non il soggetto appunto ideale della psicologia. Questo passaggio diciamo, permette in qualche modo di creare un contesto che fa il passaggio successivo e possa in qualche modo riconoscere le specificità e anche la cultura come qualcosa che appunto sia negoziato insieme, qualcosa di in qualche modo lì calato, creato e immanente. E questo dovrebbe essere il passaggio per appunto una visione interculturale piuttosto che multiculturale. Questo diciamo, non so se ho riassunto bene il discorso. Bene, sono contento di essere qui. A questo punto diciamo, avete toccato veramente tantissimi temi, quindi chiederei al pubblico subito se avete domande, se avete osservazioni. Vedo subito delle domande qui, facciamo da. Prego. Ma più che domanda, ringrazio ovviamente per la presentazione, e sono molto d'accordo con la questione che si poneva soprattutto alla fine del Mantovani sull'importanza anche dei libri di testo, no? E infatti questo volevo dire, e qui da un'esperienza noi ora ci accingiamo a fare un lavoro anche sulle migrazioni, però. Però diciamo da uno studio che abbiamo precedentemente svolto in un progetto europeo che ha volto a cogliere diciamo, i valori sottesi all'insegnamento delle scienze, no? È venuto fuori non solo la questione diciamo, no? Quindi della distanza, non conoscenza ed eventualmente disprezzo, questo da vedersi, da verificarsi poi con altri mezzi, ma anche una questione diversa, cioè il fatto che addirittura in qualche modo si impedisce all'altro di sviluppare il proprio modello. E faccio l'esempio, fra i diversi ambiti scientifici che abbiamo analizzato nel progetto Bioeda più anni fa, abbiamo quello dell'evoluzione umana e abbiamo visto nei libri di testo non solo europei ma anche libanesi, nordafricani, senegalesi eccetera, il disegno dell'evoluzione umana che portava alla fine a un individuo maschio, quindi c'è anche una questione di genere, a un individuo maschio e a un individuo occidentale, strettamente occidentale, la pelle si schiariva, a volte aveva anche gli strumenti occidentali, la pelle getta, o strumenti di lavoro, vabbè, eccetera, eccetera. Quindi diciamo volevo più che chiedere, diciamo, ecco, come dire, aggiungere questa cosa, che talvolta addirittura c'è anche un problema di pubblicità. Poi in effetti mi domando, forse diciamo, chiudo con una domanda, il discorso della multicultura sicuramente un discorso limitante. Però cioè, l'intercultura si pone anche forse la multicultura, cioè forse sono due aspetti che dovrebbero anche andare insieme, nel senso che c'è un qualcosa, cioè quanto l'intercultura si contrappone anche alla multicultura, c'è un qualcosa che può anche restare così, diciamo, no? Che dipenderà da un insieme di altri fattori, insomma. Questo lo dite voi, diciamo. Sono due modelli che si contrappongono così nettamente, o il secondo modello non deve comunque acquisire gli altri? Lo vediamo anche nel discorso quando facciamo comunicazione della scienza, cioè il modello del deficit, no, per carità, il modello del deficit da solo, cioè se è sempre detto prima non risolve, poi si è detto forse da solo non risolve, cioè il modello dell'engagement, ma forse nel modello dell'engagement ha senso anche il modello del deficit. Allora mi domando, il modello interculturale non è che per forza sempre tutto cosa, no? Ci sarà un momento in cui c'è un riconoscimento di identità. Questo momento di questo riconoscimento forse è importante. E qual è il confine tra i due? Questo è proprio, grazie mille, è proprio un problema grosso, no? Io ho dato
Io tento a citare i libri, che sono la forma più strutturata che abbiamo a disposizione. Si sente adesso? Un indotto. Dunque, ecco, allora, questa questione è un po' al centro di un libro che ho pubblicato dal Mulino nel 2004 e si chiama Intercultura. Adesso provo a riassumere perché secondo me è veramente importante. Devo dire che nel mondo anglosassone si usa il termine multicultura normalmente, come se significasse tutto, e si usa intercultura solo collegato a educazione, intercultural education, abbiamo le riviste eccetera, e se non si parla di multicultura. Una serie di studiosi, specialmente europei, ma non solo, perché per esempio la Bella Bibbia è su queste posizioni eccetera, dicono, qui devo fare proprio un passaggio però è importante, no? Multicultura suppone una concezione reificata di cultura, cioè suppone che la cultura sia una cosa, loro dicono di autolumpeggi, e cioè, potremmo tradurlo, che definisca dei gruppi chiusi verso l'esterno, molto omogenei all'interno, cioè il modello è l'omogeneità, e stabili in gruppi cristallizzati. Grosso modo è l'idea che un musulmano integralista ha della comunità dei credenti, ma che anche un cattolico integralista ha della sua comunità dei credenti, no? Nessun cambiamento. In questa visione le frontiere sono da vigilare, da chiudere il più possibile, perché sono fonte di contaminazione. Qui la parola contaminazione, perché è molto bello contaminarsi per un fondamentalista, cioè contaminarsi. Le mie donne diventano delle, scusate, questa è l'idea, diventano delle maiale come le occidentali, che girano, pensate chissà che cosa, no, già i capelli per dire. Vanno in giro con un formidabile strumento, guardate, perfino il Vangelo, la Maddalena, viene con i capelli sciolti, no? Come ancora adesso gli ebrei fondamentalisti, il fondamentalismo lo guarda dappertutto, no? La donna deve avere 7 sottogonne, 42 figli e comunque i capelli coperti perché hanno uno spaventoso potenziale tipico. Ma devo dire che forse voi lo trovate, guardate che quando la donna scioglieva i capelli solo per il suo uomo e dava ad essere un valore capelli lunghi, fate immaginare, in società, diciamo che per una cosa. Detto questo, questa, quindi lì c'è poco da contaminare, no? La visione, qui è importante tutto quello che diceva Cristina prima, la visione interculturale dice non c'è, non esiste, è un sogno, non esiste la cultura, è un termine che noi usiamo, ci sono dei passaggi bellissimi, dice sono solo gli osservatori esterni che dicono che c'è una cultura, un po' come le potenze coloniali, voi siete Ivo, voi siete, no? Dice quello che esiste in realtà sono infiniti sistemi di mediazione variamente aggregati in cui il centro di tutto sono gli attori sociali, cioè sono le, noi diremmo persone, ma persone è già molto situato nella tradizione ebraico-cristiana, lo capite perché persona è un termine latino, l'impersonazione, personaggio della dramma, no? Però noi siamo persone, non è la nostra, un cinese non ragiona così, la vergogna, la colpa, lasciamo stare, no, perché se noi vediamo dietro gli altri sempre questi mondi morali, allora capiamo, se no la multicultura è il figlio di un mio amico che è stato all'Andon School of Economics, mi ha detto, oh che bello, io ero in camera con un bramino, poi gli ho detto, saranno stati guai per lui, no, dice, andava tutto bene, perché tu non ti sei preoccupato così. Per un bramino, anche il turista non sa, che vabbè, ci sono vari tipi di bramini, però per un bramino già andare attraversare le grandi acque vuol dire perdere il suo stato di bramino, perdere la sua purità. Però insomma lasciamo stare perché si impora. Dopo torna, il suo papà lo porta alla ganga a fare le gange, a fare un lavacro, ma non va più bene, cioè per i bramini veramente bramini, non... cioè, se lui saluta il Presidente della Repubblica che è un Dalit, gli dà la mano, va, è pure. Comunque,
considerate che se voi andate in un albergo, per gli stati indiani ancora piuttosto come il Fo, come Tamil Nadu, eccetera, voi non è che avete la cucina per gli occidentali con la carne, non parliamo del manzo, quello è un sacrilegio. Ci sono... Comunque non è che uno fa una pentola con il manzo, usiamo questa dolce per i vegetali perché questo non esiste, no? Ma non puoi avere la pentola e la pentola per i vegetali. Ma neanche la stessa cucina. Negli alberghi anche 5 stelle, adesso queste culture cominciano ad avere. Prima gli occidentali dicono noi andiamo lì e abbiamo il nostro albergo. Gli altri sono. Adesso hanno il loro albergo 5 stelle che sono vegetariani, punto. Se uno porta dentro un pezzo, non dico di mucca, ripeto, sacrilegio, di manzo, ma di pollo, l'intero edificio è sconsacrato. Allora, questo figlio di un mio amico stava in un posto, qui non oso dire le sofferenze che ha vissuto questo ragazzo, poi, siccome che era quello mio, no? Cioè, lui neanche vedeva il problema, ha detto, ma sai che... Io non gli ho detto niente, ah bene, che bello, lui dice, sì, è tutto molto multiculturale. Sì, ma siete anche delle bestie, cioè bestie ignoranti voi, cioè non è così. Adesso ha capito cosa intendo dire per intercultura, sarebbe il momento in cui il figlio del mio amico, poi dico mica deve dire fai il college di Bramini e io vado nel college, per carità, ma il sapere cosa c'è e farsene carico, perché dietro il dire, ma chi se ne frega, vuol dire che il mio mondo, il mio modo di essere, è l'unico vero. Quindi se io avessi detto queste cose al figlio del mio amico, avrebbe detto, ma mica mi devo far carico delle follie di questo qua. Se poi trovo uno che è figlio di uno sciamano dell'Altai, devo tener conto di cose, ma non me ne frega niente. Giusto? Ecco, queste sono proprio due strade. Prendendo la strada dell'intercultura, non è che si va lontanissimo, però c'è la consapevolezza, bisogna sapere qualche cosa, se non lo sai, non vai da nessuna parte, no? Bisogna sapere e più sai, più hai la voglia, l'attenzione, che viene percepita subito. Molti esempi. Ho visto in dei corsi di questi di tipo interculturale organizzati da tutti, dalle comunità europee, eccetera, delle persone di 50 anni che piangevano perché dicevano abbiamo percepito un rispetto per la nostra tradizione che non avevamo mai visto. No, non da me. Per esempio c'era una volta un. Ma vi dico una cosa banale, posso, no, per domani. Per esempio, tu dici, diciamo, Maometto qui, Maometto là, nel mondo musulmano non si dice Maometto, è una grave mancanza di rispetto. Si accompagna, è grave, si accompagna sempre con forme di benedizione, tipo il profeta, benedetto sia il suo nome, eccetera. Ora noi viviamo in un mondo in cui scientemente, per portare a casa due voti in più, ci sono persone che vanno a dire, ma Maometto era un pedofilo. Ma vi rendete conto? No, non ci rendiamo. Dell'offesa che provochiamo. Allora, le due strade ci sono o non ci sono? Cioè, sono ben delineate. Concettualmente sono due concezioni di cultura, in cui quella che sta alla base della tua cultura ritiene che non c'è una cosa che si chiama cultura. Potrei fare degli altri esempi. Quando il tribunale tedesco condanna un sardo a una pena minore per degli omicidi, dice, questa è nella tradizione della sua cultura, è multiculturale. Lui è un essere umano come tutti e deve rispondere. E se ha ammazzato la moglie o la figlia, l'ha ammazzata, punto. Non è che l'ha fatto la cultura. Cioè lui non va a dire è stata la mia cultura a farmelo fare. Mi sto spiegando? Penso la differenza no. In un caso c'è una supposta cultura con i suoi agenti che parlano a nome della cultura. La nostra comunità questo lo vuole, questo non lo vuole. Dall'altro lato ci sono delle persone, diciamo meglio degli agenti sociali, che hanno la loro responsabilità, come ognuno di noi in questo momento ha la sua responsabilità. È una responsabilità limitata, per le ragioni che avevo detto, no? Limitata dagli strumenti concettuali che ha, dal contesto in cui ti muovi. Ma il soggetto sei tu. Senza monopolizzare, assolutamente una piccolissima giunta. Tra l'altro ho letto diversi libri, ho apprezzato molto Comunicazione d'identità, le fatti insieme, mi rammarico di non aver letto Intercultura, però è proprio una piccolissima giunta che
che volevo dire è che mi sembra però che se qualcuno dice che non si può parlare di cultura, per quanto intesa in senso estremamente fluido, la tu parla di calderone disordinato, un'espressione che mi piace, si possono usare tante metafore, ovviamente estremamente fluido, estremamente di complessità, però se non possiamo parlare di cultura, non possiamo parlare di cultura. E questo non è un gioco di parole, secondo me, anche perché quando vogliamo contaminarci nell'accezione che più ci piace o stranamente da me, è chiaro che noi siamo liberi di scegliere con chi mi voglio contaminare, no? Se mi contaminassi con tutti, però se io scelgo con chi contaminare, scelgo tra virgolette, non è mai una scelta, vabbè, insomma, però se una persona, un gruppo, un popolo, qualcuno, diciamo, si contagna da un lato e non da un altro, evidentemente io immagino che esista il concetto di multicultura insieme a quello di intercultura. No, no, è molto giusto quello che dice. Tuttavia l'opposizione tra le due concezioni non è che non c'è la cultura, non c'è l'edificata, sì, in un certo senso è un'astrazione, no? Allora io lo posso usare come un'astrazione che poi lo posso usare, quindi il problema è uno studioso bravissimo che è Gerd Bauman, non un secondo, dice ma nel discorso, perché a un certo punto abbiamo quello da vedere nel discorso passiamo, mettiamo continuamente da un uso fondamentalista della parola cultura, cioè la stessa persona può dire ma io vado su chi vuole, oppure dire la mia cultura, noi musulmani, quindi come dire il ricorso all'uso, chiamiamolo fondamentalista, l'uso, non solo è una delle opzioni sociali disponibile, di fatto spesso usato. Ma non è incompatibile praticamente con altre forme. È importante che noi sappiamo però che cosa significa un modello, cosa significa l'altro. Se io dico creiamo un mondo in cui, a questo punto siamo a livello di modelli, per esempio di modelli politici, di azione politica, no? Facciamo un modello in cui il simile va col simile, le comunità restano stabili, io sto adottando un modello reificato di cultura. Se io dico facilitiamo le comunicazioni, e quindi facciamo in modo che sta dietro l'altro, allora io sono sull'altra strada. Grazie, perché se ne aggiungere qualcosa. No? Ci sono altre domande, osservazioni? C'è una scusa, c'hai tu, scusami. Sì, volevo chiedere, visto che leggevo anche qui dalla presentazione, che si parlava anche di interventi per ridurre il pregiudizio nei confronti degli immigrati, insomma, migliorare le possibilità di convivenza, così. Esattamente di cosa si tratta, che cosa sono, se sono interventi sperimentali o anche che si fanno su larga scala, se ci sono delle prove di efficacia o queste cose qua, insomma, cioè, se ci sono delle azioni concrete che si possono fare, che siano anche, insomma, scientificamente fondate per...
perché genericamente è chiaro, il famoso Occidente ha fatto colonialismo, ha fatto tutte le cose spaventose del Novecento, no? E anche adesso. Però lì bisogna già entrare in questa storia, perché per farla veramente bene bisogna cominciare a raccogliere quelle che sono le cosiddette voci dell'altro, in cui gli altri di cui si tiene più conto in questo libro sono, perché sono nello stesso periodo che vengono fatti, sono i selvaggi, adesso diremmo questa comunità, no? In Italia, gli eretici, i dissidenti, allora i dissidenti religiosi. Guardate che gli eretici non erano, erano quelli che non pensavano come volevano la comunità religiosa, quindi non ci sarebbe il pensiero dissidente. No, proprio il reato di eresia non era. Tra i libri condannati dall'indice c'era la pena di morte per chi leggeva. E si doveva denunciare gli altri, se aveva il fratello, denunciare, se no non c'era la soluzione e uno era considerato colpevole come l'altro. Se io avevo mio fratello che leggeva un libro all'indice, il libro all'indice non era solo Calvino. C'era anche Dante, De Monarchia, Machiavelli, tutto quello che non rientrava nello schema approvato. E gli ebrei? Perché se volete aggiungere qualcosa a questa domanda? No, stavo pensando che rispetto alla risposta che poteva direttamente su, credo, sui programmi informativi, sì, mi pare che la risposta sia andare, diciamo, a conoscere se stessi per poi capire anche un po' meglio l'altro, perché io ieri ero presidente di una commissione d'esame di Stato in cui è uscito un tema della, sulla diversità, e il 90% degli studenti ha preso la diversità culturale, e diciamo tutti prevedevano, era un psicologo, aspirante un psicologo, l'intervento era praticamente mettersi intorno, chiacchierare, volersi bene, erano delle cose proprio, no? Facciamo un po' di brainstorming, facciamo un po' di circle time, il bambino straniero con quello italiano, poi anche l'insegnante deve capire che ci sono, cioè stavamo a un livello, io appunto pensavo al libro Intercultura e pensavo appunto anche un'idea molto depotenziata di cultura, anche in senso appunto sì, che ci sono, semplicemente tu devi fare un intervento per far vedere che ci sono, ma invece vogliamo realizzarla in senso appunto non di contaminazione ma di costruzione. Insieme, però allora per farlo mi pare che anche quello che sta indicando Pina sia conoscere prima di tutto le nostre anche caratteristiche e quelle degli altri, ma non per reificarle, ma per metterle in gioco, non con un atteggiamento come era in molti di questi progetti, ci degniamo a conoscere e lì finita. Allora non erano mica sbagliati, non facevano niente, appunto non era poco, non era, però temo che aveva un'idea veramente molto povera e molto potenziata della costruzione, perché appunto io capisco che i chirurghi sembrano molto lontani dagli indiani, però i chirurghi con i loro piccoli bricolage discorsivo di azioni giorno dopo giorno costruiscono una cultura, e questo vale per noi anche a livello più globale. Posso dire una cosa? Quello che ha detto Cristina, solamente da là. Cioè, cosa fanno questi studenti? Questi psicologi, non è una cosa di Stato, sono sul mercato. Stanno adottando un modello interpersonale. Dici, dov'è il problema? C'è una persona o un'altra persona. Quindi la stessa logica per una vita di condominio, per una vita di marito e moglie, perché l'unico livello che loro hanno identificato del funzionamento psichico è quello interpersonale. In base ai principi che Cristina prima aveva tenuto. Siamo individui, non c'è nient'altro di più, ignorando il fatto che la gran parte di tutti i fenomeni razzisti consiste proprio in questo, dire gli ebrei vanno eliminati, io peraltro ho degli amici ebrei. Questo è classico, perché la capacità di stabilire relazioni personali c'è sempre. Ci sono numerosi casi di persone che erano iscritte al partito nazista e hanno salvato dei bambini ebrei, quelli che andavano a bussare, sono qui, capisci che era scappato. Ci sono donne naziste iscritte al partito che pensano che va bene quello che ha fatto Hitler, non che dicono adesso non ci credo più perché mi ammazzano tutto il bambino, tirano in casa il bambino, relazione interpersonale,
non posso lasciare morire questo bambino, Hitler ha ragione. Non sono fatti così. Allora, o arriviamo a livello culturale, capite? Allora dico, quali strumenti culturali? In cosa consiste? Già pregiudizio, eccetera, generico, cioè cosa vuoi fare? Tra l'altro qui stiamo parlando come se noi fossimo di accogliere gli immigrati. Ancora una volta una visione estremamente ottocentrica, no? Noi adesso siamo persone che hanno...
per le riunioni, per evitare di perdere anche la scrivania, così, cioè, no, la perdita del... No, c'è cioè, come le strutture erano più ricche, io venivo in città, adesso sono in pensione, ma... Però no, la scrivania non ce la portavano via, eccetera. Ma, diciamo, ci sono dei modelli, in larga parte, non molto produttivi, dei modelli proprio di lavoro, e proprio dei modelli di organizzazione della ricerca. Pensate che tutti gli studi psicologici mostrano che la creatività avviene al confine tra la sapere, diciamo, la disciplina. Tutto il nostro sistema accademico è fondato sulla promozione per meriti, eccetera, all'interno di aree disciplinari. Quindi, se io sono un neuropsicologo, non devo assolutamente guardare intorno. Devo guardare la mia disciplina, sono quelli che mi giudicano. Cristina e io abbiamo per molti anni fatto dei primi progetti di interesse nazionale. Un bucciolo degli ingegneri, facevamo degli studi di ergonomia. I valutatori dicevano: ma perché dobbiamo dare i soldi? Noi ci ridavano che i progetti erano buoni. Che ci sono dentro degli ingegneri, c'è dentro il Politecnico delle Marche, cosa ce ne frega noi come psicologi di dare i soldi? Questi sono i soldi degli psicologi, ma viene detto. Questo è un modello folle, è un modello folle. Peraltro abbiamo avuto delle figure illuminate. Per fortuna la Gemini ha fatto fare un tunnel. Cosa volete in queste condizioni? Perché in tanti momenti l'università è stata così la tavola per l'anno di Galileo, no? Se Galileo avesse dovuto fare il premio, lo fregavano su. No, perché la sapere allora era controllato. No. Era controllato da aristotelici che non guardavano il canocchiale perché diceva che erano lì e gli veniva mal di testa, no, cosa molto buona perché vuol dire che ha provato, non metteva la retorica, no? E invece la vera corazzata erano i gesuiti del collegio romano che facevano le osservazioni accuratissime, che ritenevano che Galileo avesse una, un po' però non tanto, insomma non una, no? Poi dico, cosa voglio dire? Allora il sapere è venuto fuori dall'università, poi non mica impunemente, perché adesso che l'idea è tutta questa gloria, è stato messo in partito, è stato messo in prigione, no? E anche perché aveva raccomandazioni fortinanti, lo sapete, no? Stato lui ha avuto un primo processo in cui gli hanno detto amichevolmente di lasciarlo lì. Poi lui ha fatto lo stesso, come si chiama? Saggiatore è un poi dopo il come si chiama? Il sistema dell'universo teorico copernicano, credo nel 36, a questo punto ho usato un perché è molto interessante, lui ma volete sapere? No, lui viene condannato perché ci sono tre personaggi, no? Sapete, uno fa l'aristotelico, l'altro fa il polemico e diciamo che fa il mediatore. Alla fine l'aristotelico Marco, che è quello Galileo, stravince, cioè sono gli argomenti, anche dicendo delle cavolate, alcune cose, alla fine del dialogo, quello si chiama Salviati, dice: vabbè, ma adesso io lo semplifico, ma comunque ci sono poche righe, qui dice: ma vabbè, state dette molte cose, ma poi come sia veramente lo stato del mondo, non possiamo saperlo, diciamo che questa potrebbe essere solo ipotesi matematiche. Che era poi la posizione che la Chiesa richiedeva come minimale e che Copernico aveva accettato, infatti non aveva mai nessuna ragione. Dice: io faccio questi calcoli, con questi calcoli i moti del pianeta e degli astri sono non sacrificati. Potrebbe essere così, però io non dico che sia così, quindi... Ma Galileo diceva una cosa molto diversa, se lo sapete, Dio parla attraverso la scrittura e la natura. La scrittura la possiamo capire, ma con dei margini di errore. Capo, uno dice: qua il margine di errore c'è il Papa. Invece la natura, a sua volta, può essere scritta in lingue, cioè ci sono le qualità secondarie, ci sono. Non è nella piuma che sta al solletico, quindi sono soggettivi, dopo che invece ci sono i fenomeni fisici che sono la natura scritta in lingua matematica, cerchi, quadrati, triangoli.
questa l'essere umano può conoscere con la stessa precisione di Dio. E dice nelle lettere a Castelli che la differenza della conoscenza divina e della conoscenza umana del mondo è questa, che Dio vede tutte le verità e in modo intuitivo, non ha bisogno di passaggi. La conoscenza della natura che hanno gli umani è limitata ad alcune proposizioni e deve essere costruita per passaggi, ma ha la stessa certezza. Ergo, se io sono sicuro che le cose del mondo girano così, e la mia, è una concezione molto dogmatica di scienza, e la mia conoscenza è vera, lui non lo dice così, ma il Papa può dire quello che vuole, se è sbagliato, ha capito male. E lui non lo dice così, ma lo dice in un modo molto più elegante. Dice, il Papa, la Chiesa, interpreta i Vangeli, ma bisogna tenere presente le scritture, ma bisogna tenere presente che le scritture, è anche molto spiritoso, sono fatte per indicare come si vadia al cielo e non come vadia il cielo. Tradotto in italiano attuale, sono delle verità morali e non delle verità fisiche, ma poteva la Chiesa nel 1736 dire va bene, d'accordo, allora come sta il mondo come lo dite voi, se io mi occuperò di contraccettivi, che è quello che adesso che ancora non poteva, ma sembra evidente, no, cioè dobbiamo fare così, ma a parte questo, Galileo ha comunque costruito, cosa è successo? Qualcosa che non sta succedendo in Italia con le operazioni in Italia. Galileo ha scritto questo libro, è stato mazzolato, non è andato in giro, è stato condannato. Allora lui ha fatto questa furbata, mi stavo dicendo prima, che era la posizione del Papa, che era il suo amico prima del Papa, che era il Margherino. Allora lui si sentiva molto appoggiato ed era appoggiato personalmente dalla Duca di Toscana, di cui è stato. Allora, lui pensa a quello che fa. Infatti all'inizio chiede l'autorizzazione del Santo Ufficio. Poi l'opera viene riletta e quasi sicuramente c'è un intervento del Pontefice che dice posto dove sta poi un altro, perché usa esattamente la stessa espressione che la Chiesa e il Papa personalmente ha detto, è un'ipotesi. Quello ti dice, sì, va bene, è un'ipotesi, dopo aver dimostrato esattamente il contrario per 300 pagine. E allora questo spiega il fatto che Galileo aveva ordinato di andare subito, lui dice che è vecchio e malato, viene portato, dice che lo vanno a prendere in catene, viene messo in carcere e poi c'è tutta un'altra storia dove peraltro non è trattato bene, perché l'Inquisizione non era feroce se uno si inginocchiava. Poi c'erano gli aspetti tecnici, perché se lui fosse stato relapso dovrebbe essere bruciato. Relapso vuol dire che la Inquisizione non poteva mai condannare uno a morte prima della sposa, doveva essere un recidivo, cioè gli diceva non dire questo, poi lo dice, va bene, hai approfittato della nostra misericordia. Allora, siccome il primo processo era stato un monito, ma non si trovavano le carte, e allora lui ha detto che aveva capito che fosse una cosa così, che gli era stata data al cardinale dell'Armino, salto. E allora un po' che comunque l'effetto di quello fu che in Italia la disciplina scientifica Cartesio, che stava preparando un trattato sul mondo, Cartesio voleva anche lui essere un fisico, quando vengono le notizie del processo di Galileo pubblica cosa? La parte introduttiva del trattato sul mondo e basta, scusate, il discorso sul metodo e basta, tanto sul mondo un'altra volta. Questo richiamo a Galileo, cioè, il primo caffè chance della stagione, lo accogliamo come anche se un po' ci di fuori tema, però lo accogliamo. Tra l'altro io sono un accanito lettore del dialogo si passa stabile e consiglio a tutti, è una lettura bellissima perché ha fatto il linguaggio di Galileo e poi a quanto ci si accorge tutte queste espressioni anche diciamo conciliatorie che sono chiaramente restrittive, però ce ne sono tante, quindi a un certo punto uno dice quasi ma comunque viva il libro di queste alla fine quasi conciliatorie insomma che effettivamente. Direi che abbiamo tempo per un'ultimissima domanda perché sono le 10:30 e forse c'è una domanda. Però io ho una domanda a fare.
bellissimo. Lo facciamo alla fine, dai. Lo faccio adesso, vi siete divertiti finora? Sì o no? Una domanda. Io voglio impegnare per divertirti. Non so se dopo Galileo. Sì, guarda, ce n'è ancora meglio di domanda, quindi magari... No, beh, una cosa che volevo chiedere è questa. Si è parlato prima dell'essere situato. E mi sembra così di poter dire che forse è anche un bisogno dell'individuo quello di sentirsi situato, e che questo avviene perché crescendo, diciamo, nasce in una cultura. E quindi la prospettiva dell'intercultura è una prospettiva che presuppone prima di essere situato da qualche parte e poi iniziare ad abbracciarla. Cioè, non so se io a mia figlia che ha un anno e mezzo posso, diciamo, proporre l'intercultura, no? O la devo prima situare? Questo è un primo dubbio che mi viene. Un altro dubbio è di natura linguistica, cioè rilevo un piccolo paradosso in un nel, per esempio, nel presentare implicitamente un noi e un loro, per esempio parlando dei linguisti, cosa che ritengo giustissima e mi trovo anche profondamente d'accordo, ma contestualizzata in un metodo che vuole eliminare il noi e il loro. No, che scherziamo? No, nel senso, come interculturalizzo con qualcuno che, di cui non riconosco da qui, non c'è lo spazio lì, non c'è vedere proprio primo piano, voglio dire, non c'è nessun noi con il ministro, scusa. Io veramente sono nato a Milano, sempre vissuto a Milano, una delle proprie famiglie, una volta c'era la tutta Milano e c'era un cartello che diceva in dialetto, c'era milanese, pure rispetto, che serve a San Poco, cioè sono pochi milanesi. E quindi, peraltro queste non sono neanche milanesi, comunque se uno mi dicesse certi fenomeni avventi sul piano politico che andavano a vedere, ma non è che io dico noi con Berlusconi, non più, ma non per caso, questo non è vero. La dinamica del noi e loro è comunque qualcosa di imprescindibile, in qualche modo. Dipende da chi sono i noi e chi sono i loro, se sono davanti dei razzisti, che sono aperti tutti i loro. Però questa è anche una tesi del letto. Ma non ha niente che... No. Non possiamo applicare i concetti culturali a... Cioè, No, allora l'interlocutore vuol dire eliminazione di ogni elemento di conflitto. Vogliamo scherzare? Questa è una cosa. Ma la prima cosa che mi ha detto cos'è? No, della figlia, se lei fosse lì, se sua moglie è italiana, la figlia cosa fa? Cioè, sarebbe che si guarda in... E allora, se lei è una mentalità, sua moglie è una, è così. È possibile? È possibile che le donne... Allora, se una scelta si parla, se vuoi giocare, perché così sembra che lei ha... Viene necessariamente come prodotto del... come dire, di un desiderio magari di superare la propria e di entrare in una giusta relazione con... No, la differenza per la bambina è questa, la bambina torna a casa e dice, la bambina torna a casa e dice, c'è, faccio lamentare, c'è la mia compagna è araba. Siccome non dire cosa fa, ci sono scuole, nel suo educazione si gioca tutto adesso, ci sono scuole che insegnano delle parole di arabo a tutti, allora... Quello che sta succedendo non è importante, lo vedevo tornare, ci fa finta di niente. Questo è un punto di cultura. Altra gente, guarda, oppure dire, va bene, cosa vuol dire questo? E il più possibile facciamoli esprimere. Uno dei risultati di questo libro è che quando funzionerà nella proposta educativa delle classi, non solo gli studenti, ma potremmo chiamare in causa le loro famiglie. Non avete idea del fatto che, per esempio, persone che non sono standard, nel momento in cui viene aperta una porta, dice sì, dovrei fare degli esempi, ma vi assicuro che la differenza è visibilissima ed è percepita subito da noi. Grazie. Volevo aggiungere una cosa che l'ho detto prima, che gli essere situati, diciamo, soprattutto se è una cosa implicita, può essere per il fatto che noi siamo comunque situati, ma non ci rendiamo conto di essere situati. Questo penso sia il dato più grave che noi possiamo avere, cioè il fatto che noi
pensiamo di essere neutrali, assoluti nell'attenzione, super fatis, quando invece siamo molto situati. Tra l'altro, beh, questo mi fa pensare, io ho tanti studenti zingari, che sono, per esempio, già il fatto di non avere un nome per definirli, loro appunto, se ti chiami Rom, giustamente dicono, ma non siamo tutti Rom, Rom è una certa etnia di un certo gruppo, nomadi, neanche persone, noi siamo qui da sempre, vediamo, non ci consigliamo neanche di fare nomadi. Zingari, loro dicono, chiamaci zingari, io si chiamano zingari, ma però zingari ormai sembra così negativo, quindi... Pensate avere un popolo che non ha un nome, non ha un nome, questo è quello. Vabbè, avrei andato inquietamente lo vedi. Io volevo ringraziarvi moltissimo per la bellissima serata e anche salutare le persone che ci seguono via internet. Non abbiamo avuto tempo di fare domande via web, e ci ve le manderanno per email, riceverete. Non così difficile. Naturalmente, insomma, abbiamo anche il sito internet, poi ci sono discussioni interessanti che possiamo anche pubblicare, insomma, fa piacere. Oppure dite, mia zia insegna in una scuola, legge il libro, farà, come possiamo fare? Io do l'indirizzo di quegli altri che non stanno facendo. Ovviamente restiamo in contatto, ci sono venute mille idee e progetti da fare insieme. Quindi, io ringrazio anche il nostro pubblico per essere stati con noi, quindi buonasera a tutti e arrivederci al prossimo Caffè Scienza, che vi dico la data. L'11 dicembre si parla di sonno e sogno. Quindi buonanotte a tutti, non posso più.